Buongiorno, benvenuti a Vita da Pacos, che è un bioparco sociale. Abbiamo coniato questo termine perché non sapevamo bene come definirci, fattoria piuttosto che parco, così. Però alla fine biologici siamo biologici proprio da molto tempo, in tutto quello che cerchiamo di fare. E sociali anche, devo dire la verità. E quindi dai, andiamo che vi faccio vedere. Tu sei Elisa Bilancioni? Io sono Elisa Bilancioni, abbiamo lasciato un po' tutto, quello che avevamo per questa scelta. È stata tosta. A cosa è dovuta la scelta? Ecco, a cosa è dovuta? Il fatto che ci siamo chiesti che cosa fare per non arrivare a 60 anni e dirci ma noi cosa abbiamo fatto veramente in questa vita? Lasciare un segno, quindi. Sì, avendo tanti figli comunque abbiamo anche visto il disagio, no, di questi 2 anni di Covid, anche se il pensiero c'era da prima in realtà di fare qualcosa di strutturato nella natura, nel biologico, nel sociale, quindi già eravamo, e quindi ci piaceva, insomma, poi volevamo lavorare insieme e appunto volevamo anche lavorare a casa. Siamo arrivati qui, era pieno di rovi dappertutto, non si capiva che qui fosse così tutto aperto come terreno. No, solo rovi, muri di rovi ovunque, 15 anni di natura che si stava riprendendo, insomma. Il terreno era il vostro? No, il terreno era solo in vendita, quindi noi l'abbiamo guardato, ci abbiamo lasciato un pensiero con tutto il cuore e poi siamo andati via perché non era nelle nostre possibilità, però era troppo bello per lasciarlo qui. Era troppo bello, ci chiamava già. La prima volta che siamo arrivati abbiamo già capito cosa doveva succedere e dove. Quindi abbiamo fatto una riunione, un incontro, abbiamo chiesto agli amici, ai parenti che avevano voglia di aiutarci e hanno avuto voglia di aiutarci, quindi insomma hanno messo l'energia del denaro che era quella che a noi mancava. Loro sono i nostri alpachini, sono gli unici animali che abbiamo, diciamo, acquistato, perché gli altri sono arrivati tutti per un motivo o per un altro. Ah, ciao, okay. Figa! Ciao bellona, guarda che bellona, c'è un cucciolo, sì. Si chiama Fila, appena nata. Ciao ragazze. Ehi, ma cosa fa questa ragazza qua? Vi filma? Sì, loro sono abbastanza vanitose, diciamo. Sì, vengono vicino, si fanno vedere, però adesso, all'inizio quando sono arrivate erano molto schive, sì. Loro sono le 3 femmine, loro fuori 2 maschi, e adesso da quando è nato il piccolo, che è nato 2 settimane fa, anche se non sembra, un bel cuccioletto, e lo l'abbiamo divisi, perché sennò il maschio diventa un po' particolarmente protettivo nei confronti del piccolo, okay. E quindi poi potrebbe essere anche aggressivo. Con loro bisogna essere molto discreti. Ehi, patato, ciao, sei molto belino. Guarda che pelo che c'ha, incredibile. Sembra un peluche. Sì. Loro sono Geronimo e Giuditta. Le pecore. Sì. E lei aspetta un altro bimbo, agnellino. Molti bimbi non sanno che il figlio della pecora si chiama agnello, molti figli di cani si chiamano quelle pecore, queste capre, non si capisce niente. Ma penso anche qualche genitore, sì, no? Sì. Mi hanno detto che il padre si è mai detto, ma io chiamo il pavone piuttosto. Sì. È vero ragazze, oggi c'è anche un bel sole. E oggi è una giornata bellissima. Candy, cosa fa questa bada? Non si mangia quella roba lì. No, il laghetto. Sì, era un invaso dell'Ottocento, l'ha fatto la curia per raccogliere le acque piovane. E poi niente, la signora che, perché questo posto è stato di Giuliano Vangi a un certo punto, il grande scultore Giuliano Vangi, che il laghetto comunque ci dobbiamo pensare un po' a cosa farci, perché d'estate è molto appetibile. I bambini vanno giù, si ammaltano tutti, fanno tutte le robe, si divertono un bel po'. Una volta che i genitori sono avvisati. Sì, no? Sì, al centro estivo uno viene giù e fa, io sono la mamma Malta. E la mamma mi chiama, mi fa, guarda, vengo 10 minuti prima perché lo devo portare dal dentista. Okay. Forse non è il caso. Vieni sotto il tubo, via. Sì. È proprio bello, c'è anche solo stare nel parco. Infatti l'idea è adesso di mettere le panchine, i tavolini. Eccoli, ciao ragazzi! Vi capita anche qualche animale che ve lo lasciano in pensione? Tutti in pensione. Sì. I primi 2 sono arrivati se ne andavano al macello. Poi è arrivata una che l'hanno trovata da un signore che poveretto è morto, non sapeva dove metterla. Poi è arrivato lui che c'ha la cataratta, quindi non può più saltare, non può più fare le gare, non può più fare niente, quindi è venuto da noi. E poi adesso lui invece dovrebbe stare 2 o 3 mesi e poi andare. È un attimo appoggiato perché a casa sua non aveva la tettoia. E niente, quindi cosa è successo? Che abbiamo fatto la stagione estiva, bella densa, impegnativa, centri estivi pieni di gente. Poi
non abbiamo fatto in tempo a chiudere giù, che abbiamo riaperto su. Quindi abbiamo rinaugurato la stagione invernale. E adesso stiamo insomma facendo tanti compleanni, perché il compleanno qui è proprio carino, che c'è tutto il giro degli animali, ci vuole un'oretta a farlo tutto, e poi dopo la merenda che fa Teo, quindi anche quello che mangi, come lo mangi. Tu gli dai succo di mela di Fontecornino, solo mela 100%, e a volte il tè alla pesca al limone, ma quelli senza zucchero. Tante storie, lui per esempio è stato male, latte. E Cocò, il parrocchetto monaco, gli ha curato tutte le crosticine. Davvero? Si metteva di fianco e gli mangiava tutte le crosticine degli occhi e delle orecchie, così l'ha curato. E poi è arrivato Banni, che è l'altro coniglio, che adesso non so dov'è. E loro 14 di queste galline vengono dagli allevamenti di Senigallia, che sono stati travolti dal fango. Quindi ci chiamano, ci avete il posto, ci potete prendere. Il tacchino è un animale, guarda che roba che è, bellissimo. Ha tutte queste sfumature nelle piume, tutta questa architettura di piume, e poi c'è una testa dinosaurica terrificante, bruttissima, che cambia colore. Lui adesso a fine d'agosto ha perso la coda, quindi adesso piano piano l'ha rimessa su. Prima ha fatto un groppone qui sopra, poi piano piano è sceso, ancora non tocca terra, prima toccava terra. Poi quando tocca a terra lui decide la riapre. Però... Altra la femmina. Altra femmina. Però vorremmo dargli uno spazio più grande. Allora, io sono Matteo Ceccarelli, sono il marito di Elisa e insieme abbiamo deciso di cambiare vita, di aprire questa attività. E siamo partiti da un'idea un po' vaga, poi negli anni l'abbiamo messa un po' a fuoco. E niente, adesso siamo qui e abbiamo coinvolto anche altre persone che sono venute a lavorare con noi, ho preso mio cognato che è una grossa mano che ci dà e abbiamo cercato di far sì che ci sia anche a Fano un posto dove poter stare con le famiglie, con gli animali, soprattutto il contatto con la natura, ristabilirci, un po' ricentrarci, insomma, perché il mondo ci spinge sempre un pochino fuori dalla natura, insomma. E te, Teo, mi dicono che sei il cuoco. Mi è sempre piaciuto e adesso l'ho fatto per lavoro, adesso lo faccio nel momento del bisogno. Quando ci sono i compleanni, quando ci sono degli quindi eventi. Quindi prepari le merende, prepari... Esatto. Sì. Abbiamo una piccola cucina dove posso un po' divertirmi a fare delle cose che ho imparato o invento, perché mi piace inventare un po'. Allora, questa è la ludoteca. Te sei? Io sono Giulia Coniglio e sono una collaboratrice di Elisa e Matteo e tutto il resto del gruppo. E la ludoteca rispecchia il progetto, nel senso che è pensata per valorizzare l'autonomia del bambino e quindi i giochi che ci sono giochi che appunto fanno sì che i bambini possano entrare dentro la ludoteca e giocare. All'interno dello spazio un'arrampicata e abbiamo anche dei pomeriggi dove viene un insegnante, poi abbiamo i tessuti aerei per fare tessuto aereo, diciamo, ovviamente con tappetoni e per insomma giocare in sicurezza. E poi abbiamo tutto uno spazio laboratorio dove dentro ci sono pitture, colori, costruzioni, giochi. Durante la settimana abbiamo deciso di dividere un po' le attività, quindi siamo aperti dal martedì al venerdì pomeriggio, dalle 3:30 alle 7:30, e ogni giornata è dedicata ad un'attività. Ovviamente i laboratori partono su prenotazione, altrimenti c'è il gioco libero e autonomo. Diciamo le giornate dedicate alla natura sono il mercoledì e il giovedì, perché abbiamo due guide naturalistiche che fanno anche escursioni,
che appunto stanno insieme ai bambini facendogli fare delle attività dedicate, come per esempio abbiamo messo delle fototrappole, quindi loro hanno la possibilità poi di vedere i video con tutti gli animali notturni o anche di giorno, così, e possono approfondire, così come gli insetti, così come le piante. Adesso abbiamo tutti i mercoledì pomeriggio insieme a Christian Gori, che ci ha installato un telescopio sul terrazzo, abbiamo la possibilità di scoprire le stelle. Quindi è sempre la base fondamentale del gioco e della ricerca, è sempre fondata appunto sulla scoperta, sull'autonomia e sulla conoscenza. Il bambino appena arriva c'è sicuramente un grande entusiasmo, ma anche una voglia, e dentro c'è un motore che subito si accende. Che abbiamo ospitato la cooperativa Gira Gira Sole, che ha un gruppo di ragazzi con diverse abilità, però insomma cerchiamo sempre di fare attività che possano includere tutti con le loro capacità e con le loro caratteristiche. Questa è la base proprio della ludoteca. Abbiamo sentito insieme che mancava uno spazio che potesse accogliere genitori e bambini insieme. Cosa vuol dire? Che magari i genitori portano i bambini a fare delle attività e quindi rinunciano, diciamo, a una parte loro, no? Che è quella proprio di persone, no? Sì. Invece noi abbiamo cercato di valorizzare anche questa cosa, ovviamente con un compromesso. Cosa vuol dire? Che la domenica pomeriggio cerchiamo di fare musica o delle presentazioni di libri, che siano per bambini o per adulti, concerti di vario tipo, non per bambini ma per adulti. Ma siccome questo è uno spazio che in realtà è aperto, cioè i bambini hanno il gioco e gli adulti possono avere la musica, passare un pomeriggio, e la musica di solito comincia dopo la visita al parco, quindi verso le 3:30, adesso che fa buio presto, e poi fin verso le 5:30-6 i genitori hanno la possibilità di ascoltare un concerto. Il calendario è lo stesso che si può trovare in qualunque altro locale, non c'è nessuna differenza. E così uno passa il pomeriggio, no? E anche insieme agli amici o in famiglia. Senti, se qualcuno volesse venire e non hai contatti, ce li puoi dare te? Sì, potete trovarci, abbiamo un sito vitadapacos.com, altrimenti la pagina Facebook vitadapacos, e dove troverete tutti gli indirizzi sia di posta che numeri di telefono e tutte le varie attività ed eventi che ci sono.